Un documento che vuole costruire e non distruggere quello che di fatto fa sintesi della mattinata di confronto tra i sindaci del Veneto agli stati generali dell'ANCI regionale a Verona. Una mattinata intensa, ricca di confronto, ricca di analisi, di dialogo con gli enti superiori e con istituti che ci offrono delle opportunità importanti. È stato bello analizzare soprattutto le criticità che ogni giorno caratterizzano il nostro operato, ma l'abbiamo fatto davvero in un clima di grande solidarietà amministrativa con lo spirito di squadra che è quello che è fondamentale da assumere, soprattutto se guardiamo al futuro. Lo spirito del rugby e le emozioni del rugby le abbiamo volute portare sul palco di ANCI Veneto, perché con questo spirito vogliamo affrontare le sfide del futuro. Che siano fatte di problemi o di opportunità, le affronteremo da squadra, uniti, perché per i sindaci veneti l'unica cosa che interessa è il bene delle comunità. Primi cittadini di ogni schieramento hanno riflettuto sui temi stringenti, esponendoli agli assessori regionali Roberto Marcato, Francesco Calzavare e al presidente del Veneto Luca Zaia. Abbiamo inoltre elaborato un documento tematico che si sviluppa in più punti, dal PNRR alle carenze di personale, alla burocrazia, alle responsabilità dei sindaci, un documento condiviso che è stato costruito sulla base di tutte le osservazioni importantissime che sono arrivate dai nostri colleghi sindaci, un documento che nelle prossime settimane arriverà sui tavoli della Regione, del Governo e dell'Unione Europea, un documento che vuole costruire e non distruggere, un documento che vuole portare correzioni e darci degli strumenti ulteriori per poter continuare a servire nel migliore dei modi le nostre comunità.